La chiacchierata che facciamo adesso è relativa a un aspetto di cui ogni tanto capita anche qui che mi si chiedano informazioni, che è relativa proprio alla differenza che c'è nella tipologia di costruzione del basso elettrico per quanto riguarda, diciamo, la giuntura del manico e del corpo. Fondamentalmente abbiamo degli strumenti cosiddetti bolt-on, dove cioè il manico è avvitato al corpo con un certo numero di viti, solitamente 4, ma possono essere anche 5 o 6 a seconda degli strumenti. Poi abbiamo degli strumenti cosiddetti neck through body, dove di fatto il manico prosegue all'interno del corpo e il fissaggio, diciamo, al corpo avviene attraverso dei collanti che fissano delle ali, diciamo, i fianchi, se volete, del corpo al manico, che prosegue interamente fino al termine dello strumento. Abbiamo poi ancora una terza tipologia, in realtà, anche se meno usata, che viene chiamata set-in, dove di fatto il manico è fissato e incollato, diciamo, al corpo. Il set-in quindi è simile al bolt-on, nel senso che comunque il manico non prosegue su tutto il corpo, ma il fissaggio avviene, anziché utilizzando delle viti, utilizzando proprio un collante che tiene unito manico e corpo. Ora, queste diverse soluzioni dal punto di vista teorico quantomeno presentano delle caratteristiche poi diverse dal punto di vista di resa dello strumento. In particolare il bolt-on si dice che favorisca l'attacco della nota a discapito però di un minor sustain rispetto ad altre soluzioni. La soluzione neck through body è una soluzione tendenzialmente dove, proprio per, diciamo, il fatto che il manico diventa anche corpo stesso dello strumento e quindi mantiene una compattezza completa nei punti, diciamo, di inizio e di fine, diciamo, dell'ancoraggio della corda, che restano di fatto sullo stesso oggetto a tutti gli effetti, fa sì che il sustain risulti molto pronunciato a discapito però di un attacco più morbido rispetto a una soluzione bolt-on. Infine, la soluzione set-in diventa un po' un compromesso tra questi due mondi. In aggiunta a questo possiamo anche dire che molto spesso nei manici neck through body si compone questo manico, diciamo, che attraversa tutto il corpo, con più strati di legni spesso diversi combinati tra loro e spesso anche combinati orientando le venature dei legni in modo da cercare di massimizzare appunto la resistenza del manico a quella che poi sarà la forza di trazione delle corde, quindi cercando di dare un manico particolarmente rigido da questo punto di vista. C'è da dire che molto spesso, anche nei bolt-on, pur non ricorrendo spesso ai multistrato, esistono anche nei bolt-on dei laminati, insomma dei multistrato fatti con più pezzi di legno, ma tendenzialmente nel bolt-on si tende ad andare di più col manico in pezzo unico, ma anche in questo caso, diciamo, con l'evoluzione all'interno dei manici, per aumentare la rigidezza si utilizzano delle barre di grafite che vengono inserite per rendere il manico ancora più rigido e anche qui quindi più robusto dal punto di vista proprio della resistenza alla trazione delle corde. Ora, tutto quello che è teorico poi però bisogna vedere come si sposa dal punto di vista pratico. Allora, io vi posso dire che per la mia esperienza, quantomeno, ho avuto nel tempo molti bassi bolt-on e anche diversi bassi neck through body. E se devo dire la verità, onestamente, queste caratteristiche di fondo che abbiamo detto prima, teoricamente dovrebbero caratterizzare diversi strumenti, non sono a mio parere sempre così evidenti. Ogni strumento tende a fare un po' storia a sé. Ho avuto dei bassi bolt-on che avevano comunque, oltre a un buon attacco, anche un sustain decisamente pronunciato, come mi è capitato di avere dei bassi neck through body che dal punto di vista dell'attacco si comportavano benissimo, quasi come fossero dei bolt-on. Questo per dire che forse poi la valutazione bisognerebbe farla sul singolo strumento e non inseguire tanto, diciamo, un aspetto puramente teorico. E qui ci riagganciamo, se volete, a un concetto che più volte io ho ribadito, cioè quando si sceglie lo strumento non basiamoci necessariamente su caratteristiche fisiche particolari, cioè quando si sceglie uno strumento
cerchiamo di fidarci più delle nostre orecchie ascoltandolo e delle nostre mani, tra virgolette, perché comunque quando imbracciamo il corpo c'è una fisicità dello strumento, dobbiamo in qualche modo sentircelo bene addosso. Questo secondo me vale di più di quelle che sono delle caratteristiche teoriche, che poi bisogna capire come davvero si esplicano nella pratica, ma soprattutto se queste differenze noi riusciamo a percepirle in modo così evidente da diventare un peso della bilancia, perché diventa a quel punto anche molto soggettivo questo aspetto. È un po' come i discorsi delle tastiere, c'è magari chi dice io preferisco la tastiera in palissandro perché quella in acero che magari viene verniciata poi sotto le dita non mi piace, eccetera. In realtà noi la tastiera con le dita praticamente non la tocchiamo mai, quindi questo diventa un fatto per esempio puramente psicologico, perché quando noi andiamo a premere le note con un basso, a meno che non siamo veramente l'incredibile Hulk, visto che la maggior parte poi degli strumenti quantomeno commerciali hanno dei tasti medium comunque abbastanza alti da far sì che per far andare a toccare la corda non solo contro il tasto ma contro la tastiera di legno, diventa già veramente difficile. E comunque il nostro polpastrello è appoggiato alla corda e non tanto alla tastiera, quindi pensare di riuscire col polpastrello a toccare addirittura la tastiera diventa praticamente un'impresa quasi impossibile, anche volendosi impegnare. Tutto questo per dire quindi che molto spesso ci si rischia di far guidare da delle sensazioni più psicologiche che non pratiche e oggettive. Il mio suggerimento in questo senso invece è quello di cercare di farsi guidare da delle sensazioni più oggettive. Cerchiamo di mettere da parte tutto quello che può essere un aspetto più psicologico e cerchiamo in primis, quando prendiamo uno strumento in mano, di valutare come effettivamente si comporta quello strumento su di noi. Poi ovviamente resteranno i fattori estetici, che sono comunque importanti, perché si tratta di scegliere comunque un qualche cosa che magari anche esteticamente ci appaga alla vista e ci fa quindi sentire bene quando abbiamo questo strumento in mano. Però voglio dire, usare per la scelta dei dati puramente tecnici è sicuramente, secondo me, un approccio sbagliato. Ciao!